Buongiorno a tutti e benvenuti qui a Brone Fiere oggi. Un saluto particolare ai ministri collegati, il ministro Giovannini e il ministro Di Maio. Un saluto al nostro governatore Luca Zaia, al nostro prefetto, al sindaco di Verona, al presidente della provincia, alle autorità militari presenti, a tutte le aziende e tutte le istituzioni presenti. Veramente grazie. Settore fieristico è un settore che è stato bastonato durante la pandemia e quindi per me oggi, che sono anche presidente di EFI, che è l'Associazione Nazionale delle Fiere, Alice significa molto perché assieme ad altre fiere molto importanti, avete visto fuori per i preparativi per Vinitaly, abbiamo appena chiuso la fiera agricola con ben 70.000 presenze di 80 paesi, quindi Alice per noi rappresenta, per tutto il mondo fieristico rappresenta una delle fiere che sta aiutando il mondo fieristico a ripartire. Abbiamo avuto delle perdite enormi negli anni 2020-2021, abbiamo perso addirittura l'80% del fatturato, però lavorando fianco a fianco con il governo siamo riusciti, grazie all'intervento dei due ministeri degli esteri e del turismo, siamo riusciti ad avere dei ristori molto importanti che hanno permesso al mondo fieristico di resistere, di essere qui e di essere ancora un motore molto importante per l'economia. Teniamo presente che il mondo fieristico, le aziende che partecipano al mondo fieristico fanno circa 60 miliardi di fatturato con un indotto importantissimo. Diciamo che il mondo fieristico assieme al mondo della logistica credo che siano due mondi che viaggiano in parallelo perché sono degli strumenti di politica industriale importante per il governo italiano e anche per le nostre imprese e per anche la nostra internazionalizzazione. Credo che, intanto complimenti al claim Alice e l'Italia in Movimento, perché veramente con due parole avete centrato totalmente quello che state facendo. Ma credo che sia dovere di tutte le nostre associazioni fare il possibile per aiutare le nostre imprese. Quando leggiamo che le aziende italiane hanno un gap rispetto alle nostre competitor straniere di un 10% di costi logistici in più, credo che Alice stia facendo la giusta strada per permettere a questo mondo di evolvere e di mettere in condizione le nostre imprese di essere competitive nel mercato, perché altrimenti poi credo che il mercato poi non abbia pietà. Non so se sono stati citati, ma credo che Mantovani prima parlava di 4 padiglioni, ma sono 40.000 metri quadri, sono 200 espositori con 100 eventi, quindi sono pochi giorni ma molto concentrati, dove le aziende della filiera e il mondo istituzionale si confronterà su come far evolvere in modo sostenibile questo settore. Credo che questo sia un grande lavoro che Ali sta facendo da tempo e mi complimento veramente. Mi complimento anche di aver scelto Verona. Voglio complimentarmi con il presidente Guido Grimaldi, che so che ha fatto molto, che ci crede molto, e dell'ottimo rapporto avuto e instaurato con Verona Fiere per gli obiettivi che sicuramente saranno molto importanti per il futuro. Abbiamo scelto Verona dove, come detto prima, c'è uno degli interporti più importanti d'Europa, siamo anche al centro di due corridoi importantissimi per lo sviluppo della nostra nazione, quindi credo che anche in tema logistico sia stato centrato l'obiettivo. Io vi saluto, vi auguro un buon lavoro e nella certezza di trovarci anche l'anno prossimo con risultati sempre più grandi. Grazie a tutti e buona giornata.